Giuseppina Feliciotti, una nuova edizione qui a Cessa Palombo dell'ormai tradizionale Sagra del Fungo con tante specialità, non solo a base di funghi. Sì, oramai penso siamo arrivati quasi, credo, alla 40ª edizione di questa Sagra del Fungo. Chiaramente i piatti principali sono tutti a base di funghi, però anche altre specialità come le lasagne, le grigliate e poi dopo chiaramente tutto funghi. E quest'anno avete scelto nelle varie giornate della manifestazione di inserire delle attività particolari come quella che si sta svolgendo oggi dedicata ai cani di razza ma anche ai cani meticci. Sì, è già la seconda edizione che facciamo con questa attività con i cani. In mattinata c'è stata una dimostrazione di un agility dog e questa sera un concorso di bellezza sia per cani di razza che meticci. E inoltre per sabato prossimo e domenica abbiamo puntato su un gruppo nuovo che suona con strumenti presi da materiale riciclato e quindi vogliamo un po' sensibilizzare sul riciclaggio e ci proviamo. E anche questa domenica però si balla con un'orchestra a spettacolo. Sì, chiaramente l'orchestra non mancherà mai né questa domenica né la prossima. Questa domenica abbiamo il Tiziano e la prossima con Carpinetti perché le nostre zone il liscio va insomma. Una manifestazione che serve anche per scoprire questo particolare comune. Sì, è un comune piccolino e grazie a queste manifestazioni, sia la Sagra del Fungo, poi le altre che facciamo, quella di agosto, la Taverna del Castello dal 6 al 13, Antichi Sapori, la prima e la seconda domenica di ottobre, grazie a queste manifestazioni riusciamo a far conoscere i nostri territori con tutte le sue bellezze naturalistiche che abbiamo, stando nel Parco dei Monti Sibillini. E all'interno appunto del parco si possono anche fare delle attività inconsuete come una visita al famoso Giardino delle Farfalle. Sì, ce ne sono molte veramente di attività da fare. Oltre la visita al Giardino delle Farfalle, adesso abbiamo anche un circuito di Nord Walking, abbiamo la Sinovia che collega il comune di Cessa Palombo e Pieve Povigliana, è una passeggiata da fare insieme a passo d'asino e poi chiaramente tutti gli altri sentieri escursionistici che stanno nella zona. Prossima manifestazione in programma sarà sicuramente, come dicevi poco fa, l'appuntamento estivo. Sì, l'appuntamento estivo da Taverna del Castello dal 6 al 13 agosto in cui si potranno gustare tutti i piatti tipici della nostra zona.